Ragazzi e benvenuti a un nuovo episodio con il Salford City. Siamo ancora nel periodo del mercato, credo che sia uno dei mercati più impegnati di questa carriera con il Salford, cioè con questa carriera. E sì, diciamo che ragazzi siamo arrivati a un punto in cui ci serve effettivamente piazzare l'ultimo colpo, ovvero quello di un centrocampista centrale che comunque ci andrebbe a, secondo me, chiudere un po' il ciclo, cioè il cerchio, anche se poi, ragazzi, diciamocela tutta, servirebbe un attaccante. Servirebbe un attaccante perché Jesus Ferreira sta facendo una fatica assurda, assurda sta facendo, e si vede che servirebbe un altro attaccante. O comunque sia un COC, un trequartista, quindi non lo so, non lo so. Io sono sincero, mi piacerebbe prendere, ecco, lì, ve lo vedete, Milivojevic. Poi se lo prenderò, se lo prenderemo, riuscirò anche a pronunciarlo in modo più fluido. Però aspettiamo un attimo, perché non ho neanche il suo resoconto e non posso far altro che aspettare che che il mio staff abbia la possibilità di darmi il resoconto finale. Comunque, abbiamo partito, ragazzi, in Carabao. Carabao. Oh, ancora, no, no, non posso darlo io, Rovec. Comunque, sì, abbiamo partito in Carabao contro Southampton, contro i Saints. Purtroppo, anche qui, una partita un po' più semplice avrebbe dato la possibilità di testare alcune cose, ma è una partita abbastanza complicata. Ah, ecco, quando è che poi si rigioca? Cioè, un attimo, si rigioca subito in infrasettimanale? Sì. Quindi devo fare molto turnover. Non me ne frega un cazzo di questa partita. Io devo pensare al campionato, ragazzi, devo pensare a non retrocedere. Ok, ragazzi, questa è una formazione molto inedita, devo ammettere. Però è una formazione che sinceramente c'è turnover perché non mi va troppo di impegnarmi in questa competizione. Magari la FA Cup sì, ma la Carabao proprio veramente non c'ho interesse pari a zero, perché mi sa una coppa piuttosto inutile. Tutto pronto, ragazzi, è come, cioè, rispettando le partite precedenti, piove anche oggi. Mamma mia, che estate di merda che sarà, almeno in Inghilterra. Piove ancora, siamo nel Peninsula Stadium, affrontiamo i Saints, Southampton, che credo abbia una buona squadra, giocatori sicuramente interessanti, seppur non credo che stiano facendo bene campionato, non mi ricordo. No, no, ma stanno facendo benino loro. Vabbè, comunque sia, noi veramente sta partita, ragazzi, mi interessa pochissimo, neanche guardo le formazioni, mi interessa più che altro riuscire a fare una prestazione umile, cioè decorosa, no, umile. No, Hawkins, il cross, mettiamo fuori. Ok, attenzione, Lammers, Lammers a giro! La Madonna, che gol! Grandissimo gol di Lammers alla prima conclusione in porta. Numero 9 la schiaffa dentro. Grandissimo gol, raga, proprio grandissimo. Guardiamo, lì c'era un buco, c'era più nessuno. Poi le mette lì sotto la traversa. Più nel 7, Sam Lammers, raga. Siamo già sotto al 13° minuto dopo aver fatto, penso, fare il primo possesso di palla a loro. Vede Jesus Ferreira che vede ancora Saavedra. Va il cross. Ma dai, ma esce sempre sta palla, ma non entra mai, ma com'è possibile? Mamma mia, raga. Qui rovesciatina tipo fuori. Che palle, è una cosa assurda. Qui metto una palla un po' di merda. Marcello sa, fatto suo. E usciamo quindi. Contropiede. Forza Jesus Ferreira, forza. Uh!
gran botta di Leco. Potevo fare anche altro lì. Però ho fatto bene a tirare perché non tiro mai. Bello, qua di destra la palla stava andando sotto il 7 precisamente. Non batte che cai, donna. Palla in mezzo di testa! Zia l'ha provato! No, ha tirato una mosciarella. Giustamente prova a girarsi! Ah! Il capello, non è riuscito a darla. Palla buona, attenzione, Morley! Morley! Un po' di spazio! No, non ci credo! Dai, raga, non è possibile però, Leko! Ma Dio santo, ma quanto ha di finalizzazione? Ma manco la porta hai preso, era un'azione perfetta. Mamma mia, raga, non ci credo, non ci credo, maledizione. Abbiamo una marea, cioè una marea no, però le abbiamo avute due occasioni, cioè loro la prima ci hanno segnato, cioè così che si gioca. No, 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 no. E vabbè, però che sega, cioè un tiro, un gol, proprio così sempre. Comunque c'è qualcosa che non va in mezzo in centro, al centrocampo perché i giocatori non seguono i rispettivi avversari, cioè gli omologhi non li seguono. Cioè anche qui qualcuno. Cioè, guardate Morley, è rimasto fermo, fermo, quello era l'uomo suo, era l'uomo suo. Non l'ha seguito, porca puttana. Slattery, dai che sega però, cioè è incredibile. Due azioni, due gol hanno fatto loro. Johnson, forzata di Johnson, ancora per Leko, si gira, palla indietro per Morley, a largo, col tacco, palla buona per Onain, Onain va cross, palla che viene messa fuori, allora Saavedra l'ha messo giù, ma quello è fallo, ma Cristo, ma fallo loro ha dato, io non ci credo però, ma qui c'hanno pure in porta, ma c'era un fallo clamoroso, c'era. Lammers, Lammers. Vabbè, sul primo palo. Vabbè, raga, lì c'era un fallo clamoroso, però, cazzo. Vabbè. Vabbè. Era un fallo clamoroso, cioè, boh. Che figura di merda comunque ragazzi, 3-0 sotto, non c'era capitato di una debacle del genere, certo stiamo giocando una formazione abbastanza ridicola, però Dio santo, abbiamo avuto due occasioni clamorose per passare, cioè per cambiare il risultato almeno. Vabbè, ma sempre dentro, va, incredibile, hanno fatto 4 azioni, 4 gol. Che cazzo è successo? Ha fischiato la fine, che cazzo è? Cioè, incredibile. Cioè, una cosa assurda, raga, non è possibile, non è possibile. Doppietta inizio e 2, io non ci credo. Mamma mia, che figura di merda. Dai, ma che cazzo fa, anziana? Ma Cristo santo, ma manco sta roba sa più buoni a fa. Ma possibile? Perché adesso fischiano? Hanno tutto il tempo, una volta che stanno in attacco, fischiano. Palla buona. Dosel, vabbè. Che cazzo però, non è possibile. Una volta che arrivo davanti alla porta, un tiro di merda. Poi mi fa vedere avanti. Ma come cazzo è messo? Niente, va, finisce qui, raga, per carità la vita. Non si può fare turnover in questo modo, non si può fare, non me lo posso permettere. Assolutamente, figura di merda, clamorosa. La prima figuraccia dell'anno. Questa è proprio brutta. Brutta, brutta, brutta.
Avanziamo ragazzi, speriamo che ci arrivino sti giorni le dovute soccorso. Oh, abbiamo quelli di Milivojevic. Io ragazzi, ci credere, cioè io voglio provare a fargli un'offerta. Ci voglio proprio provare a fargli un'offerta perché a Brosa, no, mi sbaglio sempre, a mercato. Eccoci qua. Ah, con Roy Hodgson? Ah, è vero, c'era Hodgson. Vabbè, non. Allora, prima se mi piace il core dobbiamo aggiungere. Vorrei fare uno scambio. Vediamo se loro sono tipo. Vogliono un centrocampista tipo Morley. Vediamo se gli potrebbe interessare. Ci siamo con un centrocampista terzino o attaccante. Ah, di altro ruolo. Terzino, che cazzo, no, Certino. Altro giocatore, vediamo, eh. Se gli potessi interessare Johnson. No. E allora mi sa tanto che bisogna fare un'offerta per il cartellino. Io provo a fargli un'offerta di. €16.950. Quell'offerta di merda che abbiamo fatto anche in precedenza. Loro chiedono 20 milioni. Non ci diamo un milione per questo cifra. Ma siamo disposti a venderlo? No, col cazzo, io non accetterò mai. Cioè, non accetterò mai. Cercherò di abbassare le loro pretese. Anche perché certo, molte volte bleffano questi cazzo di allenatori. Facciamo 18. Facciamo 18. Sto bastardo. Roy Hodgson dei miei stivali. Vabbè, 18 milioni diciamo che è un'offerta, cioè un è un valore accettabile. Considerando che noi non se lo rivenderò mai, non lo rivenderò mai a così tanto, perché ha già 31 anni. Eccoci qua a trattare con il giocatore, il suo procuratore, il suo manager. Madonna, è una bestia questo giocatore, è proprio grosso. Dunque, chiaramente. Perché concorrenza non per un po'. Finestra di là. Dura del contratto. Sì. Mi sembra. Oh, è qua. Il mio assistito non è interessato al momento. Va bene, neanch'io. Neanche noi. Passa pure lo stipendio di un botto. Facciamo così: bonus ingaggio, gol. Facciamo una controfferta 3,50. In modo tale che rimangono un po' di soldi per investirli in futuro. Vabbè, accettiamola questa. Almeno mi rompe il cazzo. Cioè. E va bene, ragazzi. Credo che l'ultimo acquisto di questa sessione di mercato sia stato fatto. Io veramente meglio di così non potevo fare. Ragazzi, veramente ho fatto una marea d'acquisti. Ho fatto veramente tanti acquisti. Ho fatto anche diverse uscite ci sono state, non lo metto in dubbio. Ma almeno, ecco, adesso credo che abbiamo una formazione un pochino cioè, un po' meglio. Ma soprattutto a livello di qualità, abbiamo comunque sia sì, un altro 82 abbiamo. Parte un altro. Sì, sono due perché poi avevamo. Vabbè. Comunque va bene. Lo mettiamo un attimo qui. Milivojevic, che come sia un buon CC. Poi io devo cambiare un attimo le tattiche. C'è qualcosa che non va. Stile di difesa, no. Allora, abbiamo questa situazione di classifica. Vedo che comunque sia le squadre di merda, tra virgolette, sono diverse. Non siamo gli unici che stanno messi male. A parte sono solo tre partite, raga. Che cazzo sto qui a commentare? Sono solo tre partite. Andiamoci a giocare contro il Leicester. Proviamo
complicata, ma vedremo quello che riusciamo a tirar fuori dal cilindro dopo 4 sconfitte in partite ufficiali. Non posso far altro che giocare così. Voglio provare a mettere. Che cazzo è Johnson? Quanti centrocampisti partono? Ragazzi, questa è la formazione, una formazione classica. C'è l'esordio per Milivojevic. E il resto ci siamo, raga, ci siamo. Una partita importantissima. Oggi veramente voglio vincere, cazzo. Voglio vincere. Tutto pronto, ragazzi, eccoci qui. Questa seconda partita in casa della stagione in Premier League, e nella quarta totale. Siamo contro il Leicester, una buonissima squadra sicuramente. Noi non stiamo al completo, lo sapete ormai che per tornare al completo dovremmo aspettare un bel po'. Abbiamo due giocatori importanti fuori, ma abbiamo preso altri giocatori per riuscire a compensare questa purtroppo mancanza. Una volta che sicuramente ritorneremo al completo, quindi dovremo aspettare febbraio, marzo tipo, quindi ci sarà tempo. Comunque sia, dobbiamo pensare adesso a fare i punti perché non possiamo più rimanere in questa situazione. È vero che anche le altre squadre sono messe male, ci sono diverse squadre che sono messe peggio di noi addirittura. Però non è un alibi, non è un alibi, ragazzi, si parte partita, un'ennesima partita di Premier League, la nostra quarta però, per l'esattezza. Qui Musonda. Prova a scarpar via. Johnson, bravissimo. Musonda, lascia sul posto l'avversario. Musonda, la vuole mettere. Bravissimo Musonda. Ma alla fine guadagniamo un corner. Palla giocata in mezzo per Wolfsmog. Però la passa a Schmeichel. Bustos, palla in mezzo. Nine, bravissimo. Per Musonda, ma qui c'è un tocco di mano, no, attenzione, Bentancur, merda, Bentancur. Pedrosa per Praet, Praet, il cross, bravo Wolfsmog a frapporsi tra appunto la palla e la porta. No, Bustos, il cross, bravissimo. Per la palla di Andini, Praet. Oh raga, tutto solo è. Via, e cazzo, regà, qui ce l'ha fatta di brutto qua. Niente, 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 troppo sotto pressione. Sbagliato lì Milijevic, sì, vabbè, poi imparerò. Comunque sia sì, il nostro centrocampista, Fabrizio Bastos, lì. Bustos, un cazzo si chiama, l'ha messa dentro. Niente, niente da fare. Da fare, prendiamo un gol di merda. Cioè, ho sbagliato anch'io che dovevo buttarla via la palla, invece ho preferito trattenerla. Attenzione, palla buona, attenzione, Dosè! Dosella! Altra Dosella! Pareggiamo subito i conti! Finalmente! Finalmente, raga, finalmente un'azione decente! Dosè davanti alla porta, scarica il destro! La incrocia, ma neanche troppo, eh! Però ha tirato veramente forte, non poteva nulla lì il portiere. Grandissimi raga, grandissimi. Finalmente un po' di grinta abbiamo tirato fuori. C'è Musonda, quello lì gli ha fatto 800 falli. Come cazzo è entrato? Ma questo è da giallo, eh. Rosso addirittura gli ha dato. Ma come rosso? Rosso per Rodrigo Bentancur. Ma perché rosso? E come cazzo è entrato?
Esagerato. Ho visto falli molto peggiori. Comunque, raga, cazzo, stiamo con l'uomo in più. Dobbiamo approfittarne. Musonda da lontanissimo. Carica il destro, Murato. Pessima idea tirare. Naturalmente, ancora Johnson. Siamo tutti mancini. Marcello se ne va. Marcello la mette all'indietro. No, io non ci credo. Non ci credo. Sulla linea, palo. No, non è possibile. Ancora palo in mezzo, Dosel. Dosel, cazzo. Sulla linea, raga, il tiro di Musonda si stampa sulla linea. Guardate. Porca miseria, non ci credi, non ci credo. Ma perché non ha data gli Jesus Ferreira? Era solo, una messa più lunga. Loro buttano un corner. Bracca, Milivojevic. Oh, no, no, un'altra volta. No, cazzo, no, no, non è possibile. Non è possibile. Sotto non è possibile. Ma neanche in 10 riusciamo a tenere il campo come Cristo comanda. Neanche in 10, raga. Neanche quello era solo. Era completamente solo. Poi fatto un gran dribbling, Praet. Da, non ci credo, raga. Siamo sotto. Il Leicester è avanti con l'uomo in meno. No, perché ste palle così lente? Bustos. Mezzo, traversa clamorosa, poi il portiere la fa sua. Ma perché 2 minuti e basta? 2 minuti non mi bastano, manco per fare un'azione. Niente, non c'è più tempo, raga. Perdiamo 2-1, incredibile. Incredibile, raga, neanche in 10 siamo riusciti a creare occasioni. Cioè, a creare la superiorità. Perdiamo miseramente. Cioè, questa è proprio brutta di sconfitta. Perché potevamo farcela. Potevamo farcela, ma invece siamo incappati negli stessi errori per 2 volte. Just a moment of your time. Via. Musonda sta facendo una prestazione fantastica. Ha giocato proprio bene oggi. Vorrei chiedere di più una voglia di scrivere. Credo sia che non è per quello ingaggiato. Sopronisca, ma insomma, insomma, può fare di più. Può fare di più, certo. Credo che non abbia ancora visto la linea. È stato un match combattuto. La difesa. Sì, non siamo riusciti a trasferire in campo quello che avevamo preparato in allenamento. No. Per niente. E va bene, mamma mia raga, che pugnetta comunque, che sega. Allora, alleniamo i giocatori, siamo in zona di retrocessione, ma era inevitabile dopo 4 partite un solo punto. Sì, solo 18 milioni. Ciao. Ciao Core, comunque. Ragazzi, abbiamo avuto entrambi i giocatori. Abbiamo fatto 1,5 milioni, no, quasi 1,5 milioni, un po' di meno. Anche Towell se n'è andato. Ma la nostra cosa quanti giocatori ha?
Abbiamo 18 e ho 25. Ecco, diciamo che questo è il numero esatto. Certo, un sacco di giocatori non sono, secondo me, da questa rosa. Però, che devo fare? Questo è quello che offre la casa. Sarebbe opportuno. A parte, ma abbiamo solo Marley a centrocampo, possibile? Sì, è una bella Johnson. No, siamo coperti molto bene a centrocampo. Poi quando tornerà. Quando mai tornerà Victor. Sì, Victor Sanchez saremo proprio messi bene. Ok, ragazzi, ultima ora di mercato. Finisce così. Noi chiudiamo il mercato noi con il giocatore ex, bella domanda, no, chiudiamo con Milivojevic. Con Milivojevic, quindi ragazzi, si chiude qui la sessione estiva di mercato. Io al mio mercato do un bel 7,5. Mi sono rinforzato a dovere, ho preso tutti i giocatori di qualità, cosa che sinceramente non ho fatto molto spesso, soprattutto negli anni passati. Quindi mi reputo contento, ecco. Sono abbastanza contento, non posso lamentarmi, ecco. L'unica cosa è che bisogna fare i punti, cioè sono preoccupato per questo. La prossima partita poi mi sa è tosta. Allora, siamo partiti contro il Crystal Palace, ragazzi, questa. Questa è una partita troppo importante. Andiamocela a giocare. Vabbè ragazzi, questa è la formazione. Diciamo che giocherà Vrovec stavolta mentre un ballottaggio con Leko e soprattutto con Johnson. Quindi ci proviamo a giocarcela così al Selhurst Park. Raga, ci aspetta una partita troppo importante da sbagliare. Non possiamo sbagliare questa partita. Ragazzi, ci siamo. Siamo allo stadio di Crystal Palace, al Selhurst Park. Partita complicatissima, una partita brutta, 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 brutta da giocare, ma allo stesso momento molto interessante. Sono quelle partite che sono di bassa classifica, di bassa lega, ma a noi ci interessa la vittoria che non abbiamo ancora raggiunto, come non ha mai raggiunto quest'anno il Crystal Palace, che però riesce, anche solo dopo poche partite, a riempire il proprio stadio. Ricordiamo che noi abbiamo solo un punto in quattro partite, abbiamo fatto due gol, mi sembra, in quattro partite. No, tre gol in quattro partite. E ne abbiamo presi troppi, ne abbiamo presi 7 gol, mi sembra, cioè molto male. Diamo a loro un centrocampo composto da Richter, McCarthy, Santa Maria, Nkudu, non li conosco, in attacco, Jeremy Pons. Raga, la formazione... Sinceramente, a mio avviso è un po' più scarsa della nostra, direi proprio di sì, hanno giocatori che non conosco. Intanto vari selfie. Raga, si parte, battono loro. Partita troppo importante, non possiamo sbagliarla. È una bellissima azione. Oh merda. Ma perché? Perché taglia? Oh, non c'era nessuno! Palla è dietro! Mamma mia, mamma mia, mamma mia! Mamma mia! È andata benissimo, raga. È andata di culo. Bravissimo, Smalling. Chiudere tutto. Bella qui la palla in verticale! Jesus Ferreira, prova ad andare via! Jesus Ferreira! Ferreira! Il miracolo! Il miracolo del portiere del Crystal Palace. Gran botta e il portiere la alza sopra la traversa. Per una palla in mezzo. Niente. Non è fuori gioco. La mette il miracolo di McFarlane. Altra palla gol per loro. E dai cazzo. Oh. Qui palla lunga a cercare
attaccare Moses che la prende. Moses, Moses, la vuole mettere dietro. Musonda. Poi Provec. No, ha fatto una cagata a tirare di prima. Grandissimo Watmog. McFarlane, una palla di merda. Lentissima poi. Kudu, attenzione in Kudu. Riesce a entrare in Kudu. Grandissimo gol di Kudu. Non si prende questo. Questo raga non si prende. Non si prende. Gran gol, raga, non ha attaccato lì nessuno. Gran gol di Nkudu al 41esimo. Stanno giocando meglio loro. Niente, questi raga, questo è impressionante quanto è veloce. Vabbè, raga, però così. Così non si va da nessuna parte, cioè così non si va da nessuna parte. Quello proprio si è fatto infinocchiare in una maniera Watmog, cioè guardate qui, cioè era completamente solo, era mamma mia, che disastro raga, che disastro, che disastro. Che disastro, raga, mamma mia. Un disastro. No, comunque loro hanno giocato troppo bene il primo tempo. Abbiamo sculato un paio di occasioni noi. Musonda, il cross. Marcelo! Porca, cioè addirittura tipo la stoppata, cioè. Ma una roba assurda. Ma che cazzo sarà la Premier League? Che campionato stiamo vedendo? È un campionato complicatissimo, attenzione. Ma che. Porca troia, porca. Anco lì. Onai molto spazio. Onain. Ce ne va, Onain. Onain. Prova a metterla. Destro! No, non ci credo. Dai però, ma pure sfiga, oh. Bene qui. Ai, Jesus! Ferreira! Ma no, non è possibile! Non è possibile! Ma perché sbagliano così tanto davanti alla porta? Per quale cazzo di motivo? Santa Maria. Io non lo so, cioè. Boh. Qui Smalling non si sa che cazzo ha fatto, cioè, ma tirala via, ho premuto X, ho premuto niente. Ha perso il contrasto, guardate, non si è capito una sega qui. Guardate. Cioè, raga. A rega, cioè, mamma mia, mi passa pure la voglia di giocare in questo modo. Palla per Musonda. Indietro Brovec, niente, niente raga, non possiamo segnare noi, è questo quello che si evince almeno. Non dico che dobbiamo vincere, perché che meritiamo di vincere o di pareggiare, però cazzo manco un gol riesco a fare. No, che ho sbagliato, madonna, ma come cazzo l'ha colpita? Non è fallo lì? No. Niente raga, finisce qui, 3-0. 3-0 che è un risultato che ci sta, nel senso che abbiamo fatto schifo, abbiamo fatto soprattutto il secondo tempo, no, il primo tempo, scusate. Che sì, abbiamo avuto anche noi un paio di occasioni, ma loro proprio ci hanno asfaltato, hanno fatto una marea di tiri, hanno preso pali, hanno rischiato di andare più e volte in gol. Noi male, noi malissimo, malissimo, facciamo una marea di errori proprio in difesa.
L'intenzione di difendere per essere la stagione, una donna così cattiva, ragazzi, che devo fare? Sì, non giocherà. Si vede che ci tiene. Poi si è cagato un gol che poteva riaprire la partita. Assurdo. Non è da lui poi sbagliare sti gol, ma non segniamo più. Non riesco a segnare io. Boh, conta pure su di me. Ma quanto mi trovi per lavorare due sotto si complica. Eh sì, anche quello è vero, per carità, però boh. Si è divisa bene una volta segnato l'ultimo gol. Siamo stati bravi a non concedere. Sono stati bravi loro, ecco. E niente. Questa è la situa. Scendiamo in 19ª posizione. Madonna. Madonna, raga. Depressione. Che depressione, ragazzi. Vabbè, io ecco, ragazzi, vi saluto così, cioè, allenando i giocatori. Intanto Onain sale ancora. Sale a 74. Molto bene. E niente, ragazzi, che Dio ce la mandi buona. Che Dio veramente ce la mandi buona, perché stiamo veramente inguaiati. Questo che cazzo vuole? Mi sa che... Sì, non posso dimostrarlo. Dovrei impegnarti. È dura, raga, è dura, è dura, è dura, però... Boh, chi lo sa se ce la faremo. Ciao a tutti, ci vediamo al prossimo episodio.